Aspetta. Siamo ragazzi? Siamo col Gagnara. Vittoria oltre ogni aspettativa, sfiora Renzi il 70%, qual è il significato di questa vittoria? Che gli italiani hanno voluto scommettere sul futuro, tanti cittadini, secondo noi almeno 2,6 milioni, si sono recate alle urne perché hanno capito che questa era l'ultima chance per ridare una prospettiva di futuro al nostro paese. Hanno votato Renzi perché in questi mesi, in questi anni ha dimostrato grande coraggio, ha dimostrato che soltanto cambiando il PD si può cambiare l'Italia e quindi gli hanno dato una grande fiducia. C'è una grandissima soddisfazione anche perché è evidente che c'è un cambio generazionale profondo nel gruppo dirigente del Partito Democratico che a mio parere condizionerà tutta la politica italiana. Il governo Letta sarà più forte o si avvicinano le elezioni con Renzi segretario del PD? Ma il PD è più forte, da domani sarà in grado di dire al governo cosa deve fare. Se il governo seguirà l'agenda politica che il PD detterà è un governo che può arrivare al 2015. Se c'è qualcuno invece che pensa di fare melina, ovviamente questo è anche un partito pronto alle elezioni. Realacci, lei è parlamentare, con questa vittoria straripante di Renzi, il governo Letta è più forte o si avvicinano le elezioni? Questo dipende dalle cose che farà il governo. Renzi ha sempre detto che lui avrebbe chiesto al governo di cambiare marcia, a parole lo dice anche Letta, vediamo cosa accade. Il presidente Letta ha appena detto ci sarà squadra, ma con questa vittoria straripante di Renzi, il governo Letta obiettivamente è più forte o si avvicina il rischio di elezione? Il governo Letta, se governa e se fa, è più forte. Se rimane nell'immobilismo è evidente che adesso il Partito Democratico ha la forza, la legittimità e l'entusiasmo di andare oltre. La vittoria di Renzi cosa significa per il PD? Significa poter rifare il PD. Noi con Matteo Renzi, con questa vittoria schiacciante e con questa partecipazione popolare altissima, possiamo veramente ricostruire il PD o fare quel Partito Democratico che non è mai nato e che adesso finalmente può nascere. Il sindaco segretario, che non si può fare il segretario. Detta da un parlamentare, eh? Io è un po' buffo perché io ho fatto la parlamentare con il 93% di presenze. E quindi, il sindaco segretario si può fare? Sì, si può fare, allora non si può fare neanche il parlamentare segretario. C'è il rischio che i due capigruppo di Camera e Senato non siano dalla parte di Renzi, ci sia una difficoltà di gestire il partito nelle vicende parlamentari? Questa è una cosa che dovrà valutare Renzi e soprattutto dovranno valutare i presidenti dei gruppi di Camera e Senato. Ho letto stamattina che Renzi ha detto io non voglio mandare via nessuno, voglio che collaborino, se collaboreranno naturalmente con la nuova linea del segretario è evidente che non si tagliano le teste, semplicemente se poi la loro linea è in contraddizione con quella del segretario, siccome io questa esperienza l'ho fatta, è una cosa mortifera, che nel partito c'è una linea, nel gruppo parlamentare un'altra, direi che abbiamo fatto degli errori, non li rifacciamo sempre gli stessi. No? Il primo banco di prova sarà martedì, la riunione dei gruppi parlamentari con la discussione sulla fiducia al governo Letta. Assolutamente quella sera, sicuramente nella riunione dei gruppi congiunti, credo che faranno una riunione dei gruppi congiunti, Matteo Renzi dirà quello che lui vorrebbe che fosse la linea del gruppo parlamentare, lì discuteranno e capiranno se lui capirà immediatamente, diciamo. Però direi che un partito serio con una vittoria così netta di un segretario deve prendere atto, chi non è d'accordo lo deve dire però.